Saltiamo dall'altra parte. Dove state saltando? Dall'altra parte del mondo. Rotterdam. Tanto guarda io come lo faccio. Rotterdam. Bello. Party, party all over town. Vabbè, mi aspettavo qualcosa di più, devo dire la verità, dal vostro blob. Stefano, questo l'avete tagliato voi, secondo me era peggio il blob originale, di la verità. Non abbiamo l'abitudine di censurare. Noi bravo, siamo, stati Stefano Mappa. Siamo molto aperti a tutti quanti. Beh, è anche un esperto in comunicazione Stefano, non a caso, assolutamente. Senti Elisabetta, hai visto che abbiamo Fabio Campoli ogni mattina, no? Che ci fa le ricette. Tu sei bravo in cucina, sto punto, ci dici una ricetta. No, basta, sto a dieta, basta, non si può fare dai, tutto dai, fine a parlare di cibo. Ma io sono brava a fare i dolci, la mia specialità è il tiramisù, come anche Carlotta sa, e niente. Carlotta? Sì? Com'è il tiramisù di Elisabetta? È buono, devo dire che io non impazzisco per il tiramisù, però è buono. Mm. Però Betta è brava anche a fare i biscotti, tutto, E tu lei invece? È una specialista. Tu invece? Io no, io in cucina sono negata. Tu mangi, ho capito. Io faccio l'assistente. Tu sei quella che mangia. Senti Elisabetta, da quando avete fatto poi questo reality, insomma, la vostra notorietà è aumentata, no? Come ti senti anche l'album delle figurine, insomma, finire a essere protagonista anche in una realtà diversa? È stato divertente perché io non sapevo dell'album delle figurine, quindi quando sono andata in edicola per comprare i biglietti della metro mi sono trovata lì l'album bello e pronto. Non io... sapevi niente? Niente, e quindi mi sono trovata lì in prima pagina, in copertina, ed è stato strano. Ti sei scambiata un po' le figurine, di la verità, con Carlotta. No, vabbè, le nostre compagne hanno comprato l'album, si scambiano le figurine, fa un po' senso, ce l'ho, manca, dammi una Betta, dammi Carlotta, scambiami, è un po' comunque, strano. Chiaramente stanno arrivando tantissimi, sì, tantissime domande per le nostre ragazze. Carlita scrive, il sorriso di Betta la rende sempre più bella. Posso chiedere una cosa a Betta? Ma fatevi la domanda. Vabbè. Come fate a conciliare studio e sport? Scrive Under the Mistletoe, with a dream. Un lavoro molto impegnativo che però va fatto, perché la scuola va a pari passo con la palestra, quindi bisogna in qualche modo comunque riuscire a conciliare entrambe le cose. Tutto. Carlotta, tu che invece oltre che non essere appassionata di cucina, sei appassionata di look e hai fatto un tatuaggio per le Olimpiadi, non lo possiamo vedere, che cos'è? Sono i cerchi olimpici. Vabbè, ci sta, dai, ci sta. Stefano, ecco, però la domanda è, adesso devo andare, no, dal tenente colonnello, sì. Uno dell'esercito che si fa il tatuaggio, adesso va bene l'Olimpiade, va bene il reality, però c'è un po' di... Indubbiamente i tatuaggi non sono ammessi, Infatti esistono delle regole, peraltro recenti, che vietano il tatuaggio. I nostri atleti sono, prima di essere arruolati, anche controllati sotto questo punto di vista. Carlotta era già tatuata, ma comunque sia un campione. Quindi chiudiamo 10 giorni di consegna? No, assolutamente. I nostri ragazzi sono talmente intelligenti che capiscono soltanto con un dialogo molto... Certo. Elisabetta, entrambe siete giovanissime, no? Faccio anche la stessa domanda a Carlotta. Cosa avete dovuto rinunciare per seguire questo sogno che comunque vi impegna? Allora, di sicuro quando noi iniziamo molto presto, io ho iniziato a 6 anni, magari abbiamo dovuto rinunciare alla festa di compleanno, quando alle elementari ci chiedevano... Ah, sei invitata alla festa di compleanno? No, mi dispiace, devo andare in palestra. Però è ovvio che se devi inseguire un sogno e ci tieni e continuare, ce lo vuoi inseguire, e devi per forza fare dei sacrifici. A qualcosa, certo. Carlotta, lo chiedo a te, abbiamo detto già prima, tu ti sei dovuta trasferire, no, da Catania, esatto, a Milano, e quindi già un grande sacrificio. È stato senza dubbio sì un sacrificio, diciamo la cosa che manca è che da quando siamo piccole comunque abbiamo una vita dedicata alla ginnastica, perché col tempo anche crescendo abbiamo intrapreso proprio un nuovo stile di vita facendo 2 allenamenti al giorno e poi la scuola alla sera sostenendo gli esami scolastici tutti gli anni, che è un grande impegno,
però diciamo che se c'è la passione, la determinazione di arrivare, ce la si fa, insomma. Allora, abbiamo soltanto un minuto. Devo dire che mi sorprende la quantità. Stanno arrivando tweet come non era mai successo, ma d'altronde ormai voi siete dei personaggi e quindi ce l'aspettavamo. Ve ne leggo alcuni velocissimamente. Allora, com'è stato quando vi hanno chiesto di fare un reality, Elisabetta? È stato bello per essere preso in considerazione. Allora, Simo scrive che per Natale prepareranno il tiramisù per te. Va bene? Va bene. Luigi Garau, ragazzi, vi prego, mi sono appena visto. Chiedete a Carlò quella cosa. Ma qual è la cosa? Vediamo qual è. Carlotta, se vuoi ti aiuto io a imparare a cucinare. Ah, grazie. Carlo, ti manca Catania? Sì, tantissimo. Elisabetta, sei fidanzata? Sì. Sei fidanzata? La prossima volta vogliamo uno speciale solo per Carlotta. Brava Denise, sono d'accordo. Betta con la Clerici alla Parodi, soprattutto con la Clerici per una ricetta in TV. Siete delle grandi ginnaste. Quanto pensi di continuare, Betta? Finché riesco. Finché riesci? Ride. Ecco, faccio io la domanda a Betta. Fairly love you. Perché sei così bella, amore? È il tuo fidanzato questo? No. No? Va bene, ok, ce ne sono migliaia. Stefano, è ovvio che ci dobbiamo rivedere. Ci dobbiamo rivedere anche con Carlotta, no, e con Vanessa. Perché è stata una bella pagina. Carlotta, te lo posso mandare un bacio? Grazie. A prestissimo. Ciao. Prego. Volevo salutare tutti i nostri colleghi, a nome mio e a nome di Carlotta, che stanno in Afghanistan e in tutte le altre parti del mondo, perché è importante per noi. Bravo, grazie, bravo. Grazie di averlo ricordato. È importante per voi, è importante anche per noi italiani, perché ci fanno davvero onore. Andiamo a News Break. News Break. Grazie ragazzi. Grazie.